movimento Zeitgeist non è un movimento politico. Non riconosce nozioni divisionistiche come nazioni, governi, razze, religioni, credo o classi. Piuttosto vediamo il mondo come un organismo, con la specie umana come un'unica famiglia. Allo stesso tempo sappiamo di dipendere interamente dal nostro ambiente, non solo per quanto riguarda la necessità di vita come cibo, aria e acqua, ma anche per ciò che riguarda la nostra influenza sui processi vitali che sostengono la vita sul pianeta. Riconosciamo e comprendiamo che allineare noi stessi ai processi naturali sia la tendenza più progressiva e produttiva che possiamo avere. Una delle più grandi scoperte del genere umano che ha permesso enormi avanzamenti nelle nostre abilità su questo pianeta è stata la comprensione e l'applicazione della scienza. Attraverso l'applicazione umana della scienza e della tecnologia per progettare la struttura sociale e i processi decisionali, abbiamo l'obiettivo di trasformare il nostro ambiente in qualcosa di molto più bilanciato, organizzato, umano e produttivo, e soprattutto sostenibile. Come molti si rendono conto in questo momento, la nostra integrità sociale e quella ecologica sono in serio pericolo. L'attuale sistema economico sta crollando molto velocemente, con la prospettiva di una disoccupazione a livello mondiale. Allo stesso tempo siamo arrivati al punto di non ritorno riguardo alla distruzione dell'ambiente. Lo spettatore dovrebbe comprendere che non solo abbiamo bisogno di muoverci in un'altra direzione, ma che dobbiamo farlo. Fin dall'antichità, grandi religioni e diversi filosofi secolari hanno costantemente sostenuto idee di pace e di unità per l'umanità. L'idea della ricerca di voi stessi negli altri è un principio ricorrente. Un'occhiata alla società di oggi ci fa riflettere sul perché l'idea di valorizzare e rispettare gli altri uomini e di lavorare tutti insieme non abbia ancora fatto presa. La società concentrata su se stessa, interessata fortemente ai soldi, crea un ambiente che ostacola la creazione di un sentimento che ci spinge a prenderci cura l'uno dell'altro. Questo sistema è basato sulla ricerca dell'interesse personale e quindi non permette lo sviluppo di un mondo bilanciato e armonioso. Il fatto è che è arrivato il momento di finirla con le preghiere, i desideri e i vuoti discorsi sui presunti ideali umanistici e religiosi e lavorare insieme per farli concretizzare. Un'economia basata sulle risorse mette in pratica tutto ciò che i grandi religiosi e maestri filosofici hanno detto riguardo il prendersi cura degli altri come di noi stessi e di lavorare insieme come una sola famiglia. L'uso del metodo scientifico, anche se spesso condannato come freddo e senza cuore, illustra uno dei più profondi cambiamenti spirituali mai visti. Molti sentono una profonda ammirazione e rispetto per figure come Madre Teresa di Calcutta, però pochi guardano ad Alexander Fleming, l'uomo che ha scoperto la penicillina con la stessa romantica emozione. La penicillina ha salvato molte più vite umane di qualsiasi idea o organizzazione umanitaria. Il punto è che la scienza e la tecnologia possono rappresentare la divinità in azione. Non possiamo aspettare per qualche rivelazione divina o sant'uomo che ci guidi. Spetta a noi cambiare per produrre un mondo migliore.